Care amiche e cari amici del Clan Georgici, ben ritrovati nel nostro vivaio. Anche oggi un video molto interessante, secondo me, dietro vostra legittima richiesta. Vorrei parlarvi non tanto di una pianta, ma di un materiale per la coltivazione delle stesse. Parleremo infatti dei concimi a lenta cessione o a cessione controllata. Ma prima di partire, la nostra sigla. Che noia il Seba che nei video ci ricorda sempre che tutti i mesi dobbiamo concimare le nostre piante, chi si ricorda, chi mette i promemoria, chi mette i post-it. Effettivamente è una cosa tanto necessaria al corretto sviluppo delle piante e alla loro salute, quanto a volte impegnativa. Non tanto se abbiamo una o due piante nel nostro appartamento, ma se cominciamo ad avere un numero considerevole di amiche verdi o, meglio ancora, abbiamo come nel mio caso un vivaio con migliaia di piante, certo, concimare tutti i mesi diventa un affare piuttosto impegnativo. Inizialmente la florovivaistica utilizzava un concime diluito nell'acqua di irrigazione che veniva quindi asperso su tutte le piante e sui relativi vasi di terra durante proprio questo processo di bagnatura ovviamente automatica. Soprattutto con gli impianti a pioggia, la maggior parte di questo concime, di questa acqua, andavano dispersi, creando non solo dei problemi di ordine economico, ma anche dei problemi di ordine ambientale. Beh, da diversi anni a questa parte anche la florovivaistica ornamentale si è attrezzata per concimare le piante con dei prodotti cosiddetti a lenta cessione, a lento rilascio o a cessione controllata. Ora vedremo un attimino di inquadrare le differenze tra questi. Il concetto è che il concime in realtà può essere ceduto in maniera graduale, controllata, incapsulandolo all'interno di membrane semipermeabili che ne consentano la fuoriuscita dal grano un pochino alla volta, diluendo il suo effetto nel tempo. Quando concimiamo in ambito domestico con i prodotti che di solito consigliamo, quindi concimi liquidi o granulari per piante verdi, per piante da fiore, eccetera, andiamo, passatemi il termine, a dare così una botta e via al nostro apparato radicale, fornendo delle sostanze nutritive in maniera piuttosto istantanea, puntuale. Queste sostanze nutritive vengono assorbite dall'apparato radicale, certamente, ma in buona parte, credetemi, vengono dilavate con le successive irrigazioni, quindi non sono tutte trattenute all'interno del substrato, ma vengono portate via con l'acqua di drenaggio. Un concetto base nella nutrizione delle piante, e che si cerca di seguire il più possibile, ma è un po' faticoso, è che è meglio somministrare piccole quantità di concime più volte che non la stessa quantità di concime in una volta sola. È come se ci nutrissimo di una torta mangiata interamente il lunedì e poi a digiuno fino al lunedì successivo, oppure la differenza con una torta tagliata in 7 fette e ogni giorno mangiamo una fetta di torta. Sicuramente nel secondo caso ci sentiremo un pochino più appagati e nutriti con una certa costanza. Ovviamente questo incontra delle difficoltà di ordine pratico, non è che tutti i giorni possiamo passare tra le nostre calatee o le nostre monstera e dare qualche goccina di concime con un po' di acqua, quindi si tende a concentrare normalmente le concimazioni con delle cadenze di tipo mensile. Ecco che i concimi a lenta cessione e a cessione controllata vengono proprio incontro a questa esigenza di un rilascio continuo e graduale degli elementi nutritivi anche per mesi dopo l'applicazione. In ambito florovivaistico, come vi dicevo, questo acquisisce un senso ancora più concreto, perché, ripeto, ci sono vivai che hanno centinaia di migliaia di piante in coltivazione e quindi utilizzano dei prodotti come questo che ho davanti. Ormai esistono da parecchi anni, sono dei prodotti molto tecnici ed hanno, come dicevamo, questa membrana che permette di far fuoriuscire i nutrienti che sono contenuti all'interno di questa capsula in maniera diradata nel tempo. Durano 3, 4, 5, 6, a volte anche 8 o 9 mesi. Questi prodotti erano una volta prerogativa delle coltivazioni professionali, ancora adesso hanno un costo molto elevato,
Ma recentemente, anch'io sto provando ad utilizzarli in ambito domestico, sono stati rilasciati dei prodotti anche per uso hobbistico che hanno un rilascio controllato, una cessione controllata degli elementi nutritivi per 3 o 4 mesi, e questo diventa molto interessante anche per noi che vogliamo diradare la frequenza di concimazione delle nostre amate senza però far mancare loro il nutrimento di cui necessitano. Qua davanti a me ho un concime molto conosciuto, i florovivaisti sicuramente lo utilizzano spesso. Il marchio commerciale è Osmocote, è uno dei più celebri concimi a cessione controllata. Diciamo che l'Osmocote sta ai concimi a cessione controllata come la Nutella sta alla crema di nocciole, quindi è un po' il concime a cessione controllata per antonomasia. Questi granuli, come già anticipato, sono costituiti da queste membrane polimeriche fatte con delle resine, con delle cere. Adesso entrerò nel dettaglio qua sotto nel post che abbiamo scritto sul nostro blog, se vi dovesse interessare. Sono delle soluzioni tecniche ovviamente brevettate che hanno richiesto una grande ricerca, e da qui anche il costo relativamente elevato di questi prodotti. Spesso si fa un po' confusione considerando sinonimi i concimi a lenta cessione e a cessione controllata. In realtà c'è una leggera differenza tra i due. I concimi a lenta cessione sono dei concimi di tipo organico o comunque sintetici, ma sempre a matrice organica, che per la loro costituzione chimica rilasciano gli elementi nutritivi in maniera diradata nel tempo. Vi faccio un esempio molto semplice. Se avete seguito un pochino i nostri video di Le Georgiche University, questi concetti vi saranno un pochino familiari, ma la sostanza organica, quindi ad esempio l'umido che avete come scarto della cucina, prima di diventare vero e proprio nutriente per le piante ha bisogno di mineralizzarsi, quindi di essere decomposta in molecole un pochino più piccole e facilmente assimilabili dalle piante. Questo processo richiede del tempo e quindi naturalmente queste sostanze organiche fungono da concimi a lenta cessione, perché cedono man mano, si mineralizzano gli elementi nutritivi alla pianta. Questi concimi invece, come Osmocote, sono propriamente detti concimi a cessione controllata e funzionano invece con i meccanismi di cui abbiamo parlato. Il principio di funzionamento di queste sfere di concime a cessione controllata è molto semplice. Questi grani vengono attivati dalla presenza di umidità all'esterno, che per un principio fisico che magari è più familiare tenta di entrare all'interno del grano per andare a disciogliere la soluzione di sali minerali, il complesso di sali minerali che è contenuto al proprio interno. Il penetrare dell'acqua all'interno del grano lo fa rigonfiare, spesso lo fa frammentare, oppure iniziano a presentarsi dei fori relativamente grandi sulla sua superficie, e queste sono le aperture attraverso le quali le sostanze nutritive iniziano un po' alla volta ad uscire. Bene, se vi ha incuriosito l'utilizzo dei concimi a lenta cessione e vi risulta un pochino comodo utilizzarli, qua sotto trovate linkati tutti i prodotti che abbiamo sullo shop online, una serie di concimi a cessione controllata, ovviamente con un prezzo assolutamente abbordabile, e che potrete utilizzare non solo per le piante verdi del vostro appartamento, ma anche per i cespugli da fiore, le aiole dei giardini e chiaramente anche per il tappeto erboso. Bene Georgici, spero che questo video un pochino più tecnico del solito sia stato di vostro interesse, me lo auguro. Se così è stato, lasciate un mi piace, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Per oggi dai Vivelle Georgiche è tutto, io vi aspetto la prossima settimana, buona giornata!